Se le persone sapessero che cucino con l'acqua piovana, nessuno vorrebbe più mangiare qui. Beth, ciò che gli occhi non vedono, il cuore non soffre. Inoltre, la gente ti vede e pensa che tu sia molto igienica, quindi non se ne preoccuperà. Guarda questo cliente, guarda con che gusto mangia. Ma è ovvio, no, Beth? Non sa come viene preparato. Vedi, non mi entusiasmo, basta che vendo tutto il cibo, non importa. Ah, Beth, parlando seriamente, è vero, devi preoccuparti di risparmiare. E l'acqua ultimamente è molto cara, anche perché non sto bene finanziariamente, no? Beth! Aspetta, devo rispondere. Ha senso? Dica pure. Ehi, tutto bene, Beth? Tutto bene, cosa prendi oggi, Raphael? Senti, vorrei un pasto. E cosa vuoi? Senti, prendo riso, fagioli, metti anche della carne, va bene? Puoi abbondare perché oggi ho molta fame. Va bene, ci penserò io per te, d'accordo? Wow, che fame. Il tuo autobus. Oh, sembra buono. Bene, lascia che ti paghi. No, Senti, se vuoi puoi pagare anche dopo, sai? no, ti pago subito che è meglio, va bene? Lo prendo qui. Grazie mille, eh? Per qualsiasi cosa ti chiamiamo. Sono sicura che il nostro business prospererà. Prendendo l'acqua da qui risparmiamo. Sì, effettivamente l'acqua è molto cara. Per Meno male che siamo persone intelligenti, no? fortuna questa settimana ha piovuto, vero? Ricordati che nessuno deve saperlo, eh? Altrimenti ci causerà seri problemi. No, stai tranquilla, nessuno lo saprà. Andiamo. Beth, lascia che ti dica una cosa. Cosa hai messo in quel cibo? Niente, l'ho preparato normalmente come faccio tutti i giorni perché... Perché non mi è andato giù bene, sai? Non mi sento bene. Beh, non lo so. Non potrebbe essere stato qualcos'altro che hai mangiato? Senti, Beth, non è successo solo a me. Anche il cibo che ho portato a casa ha fatto male a mia moglie. Strano, nessun cliente ha mai detto che il mio cibo ha fatto male. Trovo tutto ciò molto strano. E lascia che ti chieda, cosa hai mangiato la sera? Deve Senti, a casa ho mangiato solo un cioccolatino, un pezzo di pane. essere stato il cioccolato a farti male. Oppure sei venuto qui perché vuoi mangiare gratis? Non ti darò niente gratis. Senti, quindi pensi davvero che possa essere stato il cioccolato? Sì, perché nessuno si è mai lamentato del mio cibo. Ho solo trovato strano che abbia fatto male anche a mia moglie. Beh, ma anche tua moglie avrà mangiato del cioccolato, no? Sì, effettivamente l'ha mangiato. Vedi? Lo sapevo. E allora oggi prendi un po' di cibo da portare via? Beth. No, oggi no, non mi sento molto bene, sai. Ciao, vieni qui un attimo. Aspetta solo un momento, va bene? Ok, va bene. Beth, fai attenzione. Sai benissimo cosa potrebbe aver fatto male a quel ragazzo. No, non credo. Deve essere stato il cioccolato che ha mangiato. No, Beth, sai bene che non è così. L'ultima volta che abbiamo raccolto l'acqua piovana era molto sporca. Zitta, Lana potrebbe sentirti. Senti, credo che avremmo dovuto almeno aggiungere un po' di cloro, no? Per uccidere i batteri che erano nell'acqua. Ah, se non voglio spendere soldi per l'acqua, dovrei spenderli per il cloro. No, continuerò a fare esattamente come ho sempre fatto. Sì, ma fai molta attenzione, potrebbe finire per crearti dei problemi. No, non ci saranno problemi. Nessuno sa come lo facciamo, solo noi due. Sto pensando che un'altra cosa potrebbe essere la carne. No, non lo è. La carne era in frigo solo da 5 giorni, quindi non credo sia stato l'olio. È proprio per questo. La congelavi e scongelavi continuamente. Questo può far male, Laura. Stai zitta, continuerò a dire che è stato il cioccolato. Beth, penso ancora che fosse la carne, sai? Senti, Raphael, continuerò a dirti che quello che ti ha fatto male è stato il cioccolato. Davvero, Beth? Sei sicura che sia stato proprio quello? Sì. Samira, ti sei sentita male con il cibo che hai mangiato ieri? Beth, io no. Cavolo, Samira, io sono stato malissimo, io e mia moglie. Ma Beth ha detto che era il cioccolato, non ho capito nulla. Deve essere stato il cioccolato, Raphael, perché il cibo di Beth è ottimo. Non ti avevo detto che era il cioccolato? Vedi? Dato che anche Samira ha mangiato, non può essere stato male. Sì, allora deve essere stato così, vero? Ok, e quindi? Ma cosa volete oggi? Ah, allora dammi 2 cestini per il pranzo, Bete, per favore, per me e mia moglie. Ottimo, Raphael. E tu, Samira, cosa prenderai? Ah, Beth, anch'io voglio un cestino per il pranzo. Bene, allora ci penso io, va bene? Succede sempre. Sì, devi essere stato davvero sfortunato la notte del cioccolato. Sì, Beth, lascia che ti dica una cosa. Sei una donna molto fortunata, sai? Perché dici questo? Perché Samira è arrivata proprio al momento giusto e ha confermato di non essere stata male. Sì, il destino mi ha favorito, vero? Già, e se scoprissero quanto è sporco il cibo che prepari? La cosa buona è che non lo sanno, giusto? Vado a consegnarglielo. Ragazzi, questo non finirà bene. Bete? Bete? Strano, non c'è nessuno qui. Bete?
Bete? Andiamo a prendere l'acqua per preparare il cibo, forza. Accidenti, Bete, quest'acqua qui è davvero sporca. No, non c'è niente. Appena metteremo l'acqua sul fuoco, i batteri moriranno. Bete, non stai ragionando bene? È molto rischioso. Cucinare con quest'acqua potrebbe essere pericoloso. Hai intenzione di cucinare con quell'acqua? Beh, finché nessuno lo sa, non succederà nulla, ok? E dobbiamo approfittare che ha piovuto stanotte. Quindi l'acqua è pulitissima. Dai, andiamo, altrimenti i clienti arriveranno e il cibo non sarà ancora pronto. Andiamo. Samira, è con sorpresa che sono venuto a parlarti. Ciao Rafael, come va? Come posso aiutarti? Sono venuto a chiederti una cosa, moglie mia. Non ti sei mai sentita male con il cibo di Bete? No, Rafael, che io ricordi no, perché? Dunque, quella donna che ho visto la prima questa sera e ho scoperto che prepara il cibo con l'acqua piovana. Sul serio? Non ci posso credere. Sì, Samira, non puoi crederci, l'ho visto con i miei occhi. Ecco perché mi sento male. Accidenti, Rafael, ma non può continuare così. Dobbiamo andare a discutere con lei. Ma servirà a qualcosa? Bisogna risolvere, sta mettendo a rischio la vita dei clienti. Ciao Rafael, cosa vuoi oggi? Oggi non voglio niente, Bete. Come sarebbe? Cos'è successo? So benissimo perché mi sono sentito male, a causa di questo tuo cibo. Cosa intendi, Rafael? Non capisco di cosa stai parlando. E io che ti difendevo pensando che questo cibo fosse pulito. Non ti vergogni, Bete? Di usare l'acqua piovana per cucinare per noi? Ma di cosa state parlando? Lo sai benissimo, usi l'acqua piovana per cucinare. Guarda, questa è una bugia. Non è una bugia, Bete, l'ho visto. Prendi l'acqua dal serbatoio che sta sotto la pioggia. È un malinteso, non è proprio così. Bete, non c'è nessun malinteso. E la metti nella vasca del cioccolato. Non ti vergogni? Tutta quell'acqua piena di batteri. Non ci posso credere, Bete. Come puoi ignorare la salute dei tuoi clienti? Per amore del denaro? E se aggiungessi il cloro? Quale cloro, Bete? Devi usare acqua potabile? Senti, Bete, ti ringrazio per il servizio, ma non mangerò mai più qui. Vedi, Bete? Te l'avevo detto che ti saresti messa nei guai. Oh, Lana, non avrei mai immaginato che sarebbe successo. Ma dai, Bete, quanto ti costava comprare acqua potabile? Ora hai perso il ristorante, hai perso i clienti, è finito tutto. Sì, amica, lo so, sto fallendo. Senti, Bete, non credo. Se ricominci dall'inizio, facendo tutto per bene, preparando il buon cibo che hai sempre fatto, andrà bene. Sì, ho imparato una cosa, il risparmio costa caro.